Ciao, sono a Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Genova, testimonianza e ricerca azioni, decima edizione, Alessandra Cristiani qui accanto a me, che tra poche ore sarà in scena con il debutto assoluto di Corpus Delicti, la tua nuova creazione ispirata, sì, a Schiele. Alessandra, dimmi. Schiele tra l'altro è uno dei miei artisti preferiti, perché proprio Schiele? Con Schiele c'ho una grande passione per questo artista, e poi perché in realtà fa parte di una trilogia che ho dedicato alla questione del corpo, venendo da un ambiente performativo che trae origine dal Butoh, e questa trilogia è dedicata alla questione del corpo prendendo spunto da Egon Schiele, Francis Bacon e Rodin, quindi questa è la prima tappa. Che bello, wow! E infatti mi sono dimenticato di dire che siamo nella giornata del Butoh, spettacoli, conferenze e anche una mostra che Acropolis dai maestri alle nuove generazioni di performer. Grazie Alessandra. A proposito di mostra, la mostra che c'è con le immagini di Alberto Cano e Samantha Marenzi ti riguarda da vicino. Me ne vuoi parlare un po'? Sì, è Corpus Imaginis, spero di averlo... È quello, vai. Benissimo. È appunto una mostra sugli scatti di Alberto Cano e le cianotipie virate al tè di Samantha Marenzi. È una tecnica antica di stampa che ridona alla fotografia, ancora di più rispetto alla fotografia, fa percepire la materialità del corpo. Quindi è un giro che facciamo dai quadri di Egon Schiele alla performance e di nuovo poi dalla performance ritornare all'immagine visiva. Ok, perché il soggetto della mostra sono le tue prove. Sì, sono le mie prove allo spazio La Lupa a Toscania, dove abbiamo iniziato un progetto chiamato Alfabeto Performativo. Perfetto, guarda, l'ultima battuta, me l'ho detta ieri, è bellissima. L'immagine guida dei 10 anni di testimonianza e ricercazione è una mandragora. Un arbusto che quasi con fattezze umane. E Clemente Tafuri ieri mi ha detto la mandragora è Alessandra Cristiani. Io ho detto wow, cioè una cosa bellissima, te l'aveva detto da un quarto d'ora. E quindi è molto bella questa cosa, infatti. Lo trovo molto toccante. Infatti, pure per me che sono anche terzo rispetto alla cosa. Ma c'è una spiegazione, perché in qualche riflessione che abbiamo avuto con Carmine. Clemente. E, appunto, dicevamo che il corpo è la radice da portare in scena, sia a livello proprio di indagine, il corpo indagato come radice dell'atto performativo, e quindi penso che questa riflessione lo abbia ispirato. Clemente Tafuri, Clemente Tafuri. Grazie Alessandro, ti lascio appuntamenti, eccetera. A presto, ciao. Ciao a tutti. Ciao.